bello perché la nuova formula del grafene bastano 30 secondi, dopodiché si può già rimuovere. Anteriore finito, ovvero abbiamo fatto tutta questa parte, il cofano, i parafanghi laterali e gli specchietti. Mancano le parti, queste praticamente in modanatura in plastica, queste qua, perché utilizzerò un'altra protezione nanotecnologica specifica per le plastiche. Continuerò a ribadire che se l'auto è nuova è meglio, ovvero fate il trattamento quando l'auto è nuova, appena ritirata dal concessionario. Meglio ancora se non la fate neanche lavare dal concessionario, lo facciamo direttamente noi. Qui abbiamo utilizzato la nuova formula al grafene, ancora più potenziata. Questo perché il grafene in sé, se andate a vedere anche su Wikipedia, è l'unico elemento che può arrivare a un 10H di durezza, cioè pari al diamante. Come ho già specificato in altri video, i nanotubi di grafene, che sono i più performanti, arrivano al 10H ormai senza nessun problema, ma più che altro aumentano gli anni di protezione, quindi sulla carta fino a 10 anni, ripeto sulla carta, quindi dobbiamo ancora fare i test veri e propri su strada, ma sappiamo che sorpassano tranquillamente i 5 anni. La nuova formula adesso al grafene di White Diamond arriva a un 10H di durezza, anche quello, sui test, perché è già di per sé un grafene ma potenziato, e superiamo anche lì i 5 anni di protezione. Questo significa che il micro sassolino molto probabilmente mi eviterà la rottura del supporto, micro sassolino, non in sassate quelle più importanti, ma soprattutto con le nuove vernici, queste all'acqua che sono molto molto delicate, con temperature come quelle di questi giorni che superano i 35 gradi esterni di percezione di temperatura, 38 gradi, quindi sul supporto passiamo tranquillamente i 45, il trasparente si ammorbidisce, arriva il moscerino, rimane ancorato, si spiaccica e lì apre con il sangue a base acida, apre e sgretola il trasparente e lì danneggia la macchina. La stessa cosa equivale all'escremento di piccione, la stessa cosa equivale a prodotti a base acida o a base alcalina aggressivi quando l'auto è calda. La stessa cosa può succedere con resine delle piante, residuo di manto stradale, quindi catrame o piogge con tanto calcare. Il nanotecnologico, ripeto, preserva da tutte queste cose. È importante perché le prove si fanno spesso, farò vedere nei video che sul nanotecnologico c'è l'idrorepellenza. Ok, l'idrorepellenza può aiutare perché l'auto si sporca meno, ma non è la cosa più importante di un trattamento nano. La cosa più importante è preservare il supporto da tutto quello che sono le contaminazioni. Quindi sappiate che il nanotecnologico può resistere su alcune tipologie di nanotecnologico, arrivano anche a 950 gradi, ma mediamente tra i 450 e i 650 e i meno 30. L'angolo di contatto, che è importante, cioè questa angolazione serve per dare praticamente, se arriva lo sporco, l'angolo può far scivolare
più o meno la goccia, quindi aumentare il discorso di idrorepellenza. Sto cercando di parlare in maniera più semplice possibile affinché si possa capire da tutti, senza usare gerghi troppo tecnici. Anche se ho usato la gradazione degli H, cioè quindi la durezza della matita, per intenderci. E l'effetto, come ho detto, del discorso della temperatura, ma dei pH, ovvero il tasso di acidità o gli alcalini. Ho la schiena bagnata e ho l'aria condizionata qua sotto, finire che rimango così Come bloccato un moscerino. come il moscerino, e quindi mi sposto un po'. E dicevo che il discorso dei pH è importante. Un nanotecnologico di ultima generazione può tranquillamente resistere fino a un pH 2 e fino a un pH 13. Sappiamo che l'1 e il 14 sono il limite tra alcalino e acido, quindi resiste praticamente a quasi tutte le tipologie di contaminazioni dei vari pH. Adesso andiamo avanti con la lavorazione della Lexus e dopodiché ci si raggiorna per tutto quello che è la fine del trattamento, per le ultime spiegazioni finali. Cin cin. Non so voi, ma qui c'è un caldo, non dentro qua nel box. Per fortuna qua ci sono 25 gradi, temperatura giusta per trattare nanotecnologia, ma fuori si muore. Quando entri e esci dal box siamo cotti. Comunque te, niente di che. Bello freddo. Andiamo avanti col trattamento. Portiere, tetto e parte dietro. Poi abbiamo finito. Intanto che attendo un attimo, vi faccio vedere anche la nuova cera al grafene. Questa qui è di 200 grammi ed è una nuova tipologia di cera, appunto, con tecnologia sempre al grafene. Nel grafene si possono fare anche parti più ampie della macchina, poi si rimuove entro i 30 secondi in maniera molto molto semplice, pur essendo più performante del CO2. White Diamond adesso ha creato questa, l'ho già detto anche su Instagram, abbiamo creato questa cera nuova, cui ho dato il nome, che si chiama, perché adesso è ufficialmente uscita, Guardian Wax. In più è stata creata anche
la versione, quindi non in cera ma in spray, uno spray wax sempre al grafene, quindi più performante rispetto ai nanoselent che si usano di solito. Molto molto interessante. Vado avanti con la lavorazione, mi manca il tetto. Quando si fissa tante ore, tanto tempo, lo stesso colore. Oh, questa macchina non è una macchina che mi fa impazzire particolarmente, però ha un bellissimo blu. Adesso sta risaltando ancora di più dopo il trattamento, questa Lexus. Comunque mi rimane questa parte dietro, il tetto e la fiancata lato, questa, lato destro. Vado avanti. Vengono col poco. Che dire, la macchina è praticamente finita. Mi mancano i due cerchi di qua, perché gli altri due li ho già fatti, cioè quelli della parte destra e quelli a sinistra li ho già fatti, e applicherò un nano, non il grafene ma un nano specifico, perché questa ha tanta plastica in tutte queste parti qua. Potrei trattarle anche col grafene, però siccome ci sono i nanotecnologici specifici per le plastiche, lo farò con quello, altrimenti c'è il rischio che negli anni poi queste diventino grigie con i raggi UV. Ci andiamo a dargli una protezione anti UV, per i cerchi un doppio passaggio. Dopodiché l'auto è finita e io a forza di fissare del blu sono stanco, quindi riprendo domani mattina. Eccoci qua alla conclusione della Lexus. Abbiamo tra l'altro atteso sabato e domenica all'interno del box dove è posizionata l'auto per la reticolazione totale del nanotecnologico, e stamattina ho applicato, ecco qua, ho applicato, come vi dicevo, l'ulteriore protettivo nanoselente, che è a base anche questo di CO2, per dare ancora più scudo, ma più che altro ancora più brillantezza alla macchina. L'auto è finita. Non ho altro da aggiungere. Quello che avevo da dirvi sui trattamenti ve l'ho detto. Ribadisco il consiglio di trattare sempre l'auto da nuova, perché è la cosa migliore, oltre al fatto che si spende qualcosina meno, e perché comunque ci sono cicli di lucidatura in meno da effettuare, mentre invece il passaggio obbligatorio, quello del lavaggio e delle decontaminazioni, c'è sempre. E poi il costo varia anche dal tipo di nanotecnologico che si sceglie e dalle durate che si vogliono dare all'auto. Quindi si sceglie il silicio, si sceglie il grafene, si sceglie i nanotubi di grafene, si sceglie 36, 48, 60 mesi, oltre 60 mesi, dipende da tanti fattori, ma queste cose si scelgono insieme al cliente in base alla vita che deve fare la macchina, al chilometraggio che deve fare, agli usi, al posto dove vive, a tante situazioni, e insieme si decide a livello tecnico. Ecco perché è importante conoscere bene le nanotecnologie, e non possono essere fatte a caso o da persone non qualificate o non certificate. Perché la nanotecnologia ha tanti pregi, ma anche tante piccole controindicazioni in fase di stesura e di preparazione che si devono conoscere alla perfezione.
a volte può essere che non è neanche consigliato fare la nanotecnologia per una determinata macchina per svariati motivi. Io vi ringrazio, vi saluto, ribadisco, seguiteci se potete sui nostri social, quindi Instagram, ne abbiamo due, GM Detailing oppure Mauro De Teleofficial, abbiamo la nostra pagina di YouTube, questa che è dove pubblichiamo i video, abbiamo la pagina Facebook e abbiamo TikTok, anche troppo, è un lavoro ormai. Ciao, alla prossima.